Bella raga, anche oggi andiamo a scalare in Grignetta, in particolare sul Torrione Fiorelli. Mi è venuta voglia di andarla a fare per un post che avevo letto qualche giorno fa su Facebook in cui si chiedeva informazioni sulla normale e mi è montata un po' di nostalgia visto che è stata la prima via che avevo fatto ai tempi in Grignetta. Al che ho detto, ma perché allora non provare ad andare a fare la via Fratelli Tessari? Alzare un po' il grado rispetto alla normale che l'avevo fatta un po' di tempo fa e cercare un po' di ingaggio, anche perché poi comunque di questa via me ne avevano parlato molto bene e quindi ho detto, perché no? Via tra l'altro non frequentatissima, quindi con le relative incognite che ciò può nascondere. Di recente apertura, recente rispetto ad altre vie della Grigna, dovrebbe essere stata aperta nel 2009 dai fratelli Tessari e risale l'estetico spigolo sud del Torrione. Veramente la linea, devo dire, molto bella. Di conseguenza con Martina abbiamo deciso di intraprendere il sentiero della cresta Sinigaglia per deviare subito dopo la piccola grottina che si vede in basso sulla sinistra e tagliando per Pratoni su una traccia molto vaga, però comunque si vede che tramite svariate peripezie porta sui ripidi Pratoni, quindi mi raccomando attenzione con calzature adatte, alla base di una grotta situata a sud del Torrione Fiorelli. Qua dentro la grotta dove cagano i camosci. Torrione Fiorelli e Fratelli Tessari hanno aggiunto una corda fissa sul primo tiro, vediamo fin dove va. E nulla, lì è pieno di merda dei camosci. Il mio consiglio è, arrivati alla grotta, imbragatevi e preparatevi già, perché secondo le relazioni il primo tiro parte da lì. Ora, diciamo che il primo tiro è alla fine un avvicinamento, cioè si risale lo zoccolo che poi porta alla parte di roccia. Per fortuna adesso è presente una corda fissa che permette di risalire questo canalino erboso fino a circa metà, dopodiché finisce, quindi ve la dovete cavare. Noi siamo saliti comunque ancora con le scarpe d'avvicinamento lungo la corda fissa, abbiamo comunque fatto un tiretto perché con l'erba un po' bagnata non era il caso di fidarsi troppo, mica poi di rotolar giù e farsi ribeccare sulla traversata bassa. Corda fissa che crediamo ci avrebbe condotto fino al secondo tiro, termina qui. E mo vediamo di salire. Così si arriva alla catena da cui parte la via vera e propria, che sarebbe il secondo tiro. Tiro non molto difficile rispetto al resto della via, ma comunque non banale, in cui bisogna orientarsi, cercare la giusta linea, si affronta uno strapiombino mica male e bisogna prestare sempre attenzione alla qualità della roccia lungo tutta la via. In alcuni tiri non è malaccio, in altri bisogna essere estremamente delicati, motivo per cui vi sconsiglio di percorrerla se avete altre cordate sopra. Sì, da qualche parte si rivedo. Ah, guarda lì che c'è un cordone. Sai cosa? Non è facilissima da cercare. Eh? Di? Ah, sì. Qua c'era l'altro chiodo, è un anno. Ah! È qua. Minchia, bene. Attimo che...
E vabbè, ho fatto la variante. Quello l'ho usato. Arrivati a questo ballatoio abbiamo la sosta, da cui poi parte il terzo tiro. Terzo tiro, che è il tiro chiave della via. Consiglio: utilizzate due mezze corde e soprattutto in questo tiro abbiate cura a sfalsarle bene, allungando correttamente la terza protezione, rinviandola su una singola corda, perché altrimenti quando arriverete al passo chiave le corde faranno troppo attrito e sarà difficile farlo. Noi non abbiamo trovato problemi sul passo chiave in quanto ad attrito, ma saltato fuori poi sul pratone per arrivare alla sosta successiva un po' di fastidio me l'ha dato. Non eccessivo come è stato descritto da molti, quindi devo dire come metodo ha funzionato. Terzo tiro, che risale questo dietro subito sopra della sosta. Attenzione allo schermo LCD sulla sinistra, che mica che prima o poi venga giù. Easy. Ok. Alepi. Arrivati al terzo chiodo, vi consiglio di rinviarlo molto lungo. Io ho utilizzato una fettuccia da 120, rinviando pure sfalsato. Da qui rimontate e iniziate a traversare verso destra fino ad arrivare al di sotto di una fessura obliqua strapiombante molto ben chiodata. Questo è il passo chiave. Vi consiglio, se ne avete, affrontatelo, perché merita di essere provato in libera. È una bella pompatona. Ah, blocca. Figa, peccato! Subito superato questo passaggio durissimo, si arriva sul pratone, che è poi alla base della struttura principale che va a formare il torrione Fiorelli, diciamo. Da qui si attraversa questo pratone e si trova finalmente la sosta. Appena fatto il tiro chiave della via, ahimè, l'ultimo rinvio l'ho dovuto mungere alla grande, perché cazzo è duro. È un tiretto bello duro, però la roccia sul passaggio chiave è buona, chiodatura ottima. Mi ha aiutato un botto a sfalsare le corde. Le corde sfalsate fanno veramente molto meno attrito. Qui un po' ve ne beccate in uscita, però amen. Adesso questo è il famoso quarto tiro dietroso marcio, era stare belli sul pezzo.
Vediamo. Quarto tiro abbastanza breve e segue questo dietro non facilissimo di roccia rotta in cui bisogna prestare estremamente attenzione. Prima è delicata anche l'arrampicata. E almeno i chiodi li hanno cementati. Sì. Tiro di roccia molto friabile, ben protetto, tre chiodi. E se la sosta tiene? Eh? Cosa? Figlio di che testa di cosa? E mo' guarda al centro del dietro. So se è meglio andare su dritti. Io ho traversato. Stesso discorso per il quinto tiro, in cui rispetto alla sosta ci si sposta leggermente sulla sinistra. Si risale per rocce rotte, attenzione anche qui. Una piccola cengetta e piena di detriti, attenzione a non muoverli, e si rimonta, attenzione ad un sasso che se lo spingete troppo va giù e colpisce in pieno il vostro socio, quindi. Però divertente, penso che avrei dovuto salire anche questa paretina qui, però vabbè, la saliamo dopo nel caso. C'è una sosta fatta bene e l'ho rinviata qui per recuperare. Fa troppo caldo per ora, quindi ci sta. Sì, riocchio. Non sono tutti buonissimi. E con l'allungamento delle corde comunque arrivo col culo per terra. Sì, ma infatti ho ottenuto delle prese intenibili. Sono per l'ansia di non tenerne altri, capito? Poi magari. No, l'importante è prendere le svase. Le svase sono la vita qui, perché sai che non si staccano. Esatto. Non ho tenuto prendendo una tacca a morire. I piattoni li devi dimenticare. Penso che io quello l'ho messo coi piedi per terra. Lì una pompata lunga fuori su, cercando quelle buone. Allora, solo quello in mezzo triangolare brutto. Questo? No, quello che stai per metterci il piede sinistro adesso. Ma infatti non ci voglio mettere il piede lì. Quindi è tutto spinte e chiusure. Diciamo che quarto e quinto tiro, ricordatevi, attenzione. Da qui arriverete su una change enorme in cui davanti a voi ci sarà una sosta con catena e anello di calata, non calcolatela. Risalite la paretina alla vostra sinistra, in cui è presente già anche un resinato. Ale. Ale, uomo. E vedrete la sosta come un fil di ferro su uno spuntone bloccato da un fittone. Da qui vi conviene recuperare il secondo per evitare scomodi attriti e seguite poi la facile crestina con un sesto tiro, ma vabbè, e si fa sosta direttamente sulla croce.
Sì, comunque la sosta era quel cordone là. Anche perché finiva via più dritta la corda. E vabbè, funziona anche così. Bella. Bella. Ciao. Ciao. Tanto che fai sulla corda, saluta dalla cima del Fiorelli. Bella. Via Tessari. Via Tessari. 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 Pochi sassi. Via, quando ho fatto la foto Costa Croce sono passati 7 anni l'ultima volta. La nuvola era uguale però. Andiamo via prima che... Da qui per la discesa, se avete utilizzato delle mezze corde da 60 metri, vi consiglio di metterne via una e calarvi lungo i 3 tiri della via normale, comodamente fino a terra, con 3 doppie. Perché essendo di traverso poi vi darebbe fastidio fare delle doppie più lunghe. Noi abbiamo fatto comodamente così, l'ultima doppia nel vuoto senza nessun problema, con una corda da 60 metri, e siamo arrivati tranquillamente alla base. Da qui si rientra per il normale sentiero. Che dire, via con un sapore alpinistico importante a mio parere. Nel senso che richiede comunque una certa maturità nel percorrerla, perché non si può fare il ciapa e tira in ogni caso. Bisogna vedere un po' l'itinerario e tirare fuori qualche trucchetto per venirne fuori senza far troppi danni. La consiglio, sì ragazzi, nonostante la roccia non sia al massimo, la consiglio perché ha il suo perché, va affrontata secondo me. Io mi sono divertito nel percorrerla, non mi è pesato assolutamente e aveva quel pepe in più. Va percorsa sì, ma con consapevolezza, quindi la consiglio a chi magari è in un livello abbastanza avanzato da essere solido e non aver patemi su questi gradi, perché comunque sì, il tiro chiave è azzerabile, ma su tutti gli altri bisogna cavarsela fuori scalando in maniera delicata e carina, possibilmente. E se lo dico io che sono un maiale, questo è quanto. Comunque anche per oggi è tutto, io spero che questa avventura in grignetta vi sia piaciuta. Come al solito vi invito, se questo video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale, a attivare la campanella, a condividere questo video con i vostri amici, ma soprattutto a ripetere la via, perché sennò che cazzo li facciamo a fare questi video. Vi invito a seguirmi sui miei canali social che trovate qui in descrizione. In descrizione troverete anche la descrizione dell'itinerario e il link al sito di DF Sport Specialist, che anche quest'anno mi sta aiutando nel realizzare questi video. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Bella raga.